cittadini di Martino e le associazioni culturali devono interrogare i prossimi candidati dicendo qual è la tua proposta per i luoghi dove fare cultura. Il Cinema Teatro Nuovo di Martina Franca potrebbe diventare un auditorium per la musica e il teatro. Già nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha dato indirizzo al dirigente del settore patrimonio di valutare l'opportunità di acquisto o di gestione convenzionata per trasformarlo appunto in auditorium per la musica ed il teatro. Assessore, allora l'assessore Tonino Scialpi, io mi riaggancio un po' alle parole del regista martinese Carlo Di Leonardo, attendono tutti una residenza per il teatro e non un domicilio. In questi giorni si parla molto del Cinema Teatro Nuovo, lo state valutando e potrebbe diventare comunque il teatro comunale di Martina Franca? È un'ipotesi, noi lavoriamo su ipotesi. La prima che abbiamo perseguito è la costruzione di un auditorium per la musica e il teatro degno di città di Martina Franca, città della musica, del festival e del teatro, quindi costruirlo ex novo con l'architettura contemporanea. Però il protocollo d'intesa sottoscritto con la Curia Arcivescovile per utilizzare i locali accanto, i luoghi accanto al convento dei Paolotti in ristrutturazione, in restauro, non è andato a buon fine e a me dispiace moltissimo, perché la Curia Arcivescovile e Seminario di Taranto hanno cambiato strategia rispetto alla destinazione di questo spazio annesso al convento dei Paolotti. Ora ci è pervenuto ai primi di gennaio la proposta della procuratrice della società proprietaria del Cinema Teatro Nuovo, costruito nel 1978 a Martina Franca in via Fanelli, angolo via della Libertà, di valutare la disponibilità a trasformarlo in un auditorium per la musica e il teatro, previa ristrutturazione, previa valutazione dei costi o anche di semplice convenzione per la gestione, eccetera, perché d'estate soprattutto occorre una struttura al coperto di 600-700 posti per i grandi eventi culturali che non possono essere condizionati dalle avversità atmosferiche. Penso soprattutto alle opere del Festival Valle d'Itria, penso agli spettacoli del Festival di Cabaret o di grandi eventi musicali che non possono essere rinviati perché comincia una pioggia torrenziale all'improvviso. Quindi Martina non può essere orfana di uno spazio medio-grande, perché altri spazi medi-piccoli ce li ha, va bene? Quindi quella è una proposta. Valuteremo la convenienza anche ai fini del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, d'accordo con la Regione, di inserirlo in una possibilità di, come dire, di acquisizione e ristrutturazione, perché il Teatro Cinema Nuovo, così com'è, non può ospitare grandi eventi musicali, ci sono problemi di palco, di fonici, di acustica, eccetera, quindi merita una ristrutturazione e quindi può essere uno spazio utile. Io mi auguro che vada in porto questa proposta, la cui competenza sul piano della decisione è del Consiglio Comunale di Martina Franca. Noi, come dire, creiamo le condizioni perché ci sia un dibattito, una riflessione. Qualora, come non mi auguro, l'esito fosse negativo, nel PUG, nel piano urbanistico generale che è in discussione in questi mesi nella città di Martina Franca, c'è sempre, come dire, la proposta di costruzione ex novo di un auditorium per la musica e per il teatro, che comunque deve essere un impegno di quello che resta di questa classe dirigente, ma anche della prossima classe dirigente. Cioè, io direi che i cittadini di Martina e le associazioni culturali devono interrogare i prossimi candidati
dicendo qual è la tua proposta per i luoghi dove fare cultura, perché noi dobbiamo dare continuità a questa crescita, a questo fervore culturale che crea lavoro, crea profitto quando è fatto per bene e nei luoghi, diciamo, come si deve, non improvvisati. L'assessore Gianfranco Palmisano è sempre a proposito, insomma, di dare una residenza a tutte le compagnie teatrali e alle opere teatrali che possono essere svolte a Martina Franca. La valutazione del cinema Teatro Nuovo potrebbe essere posto e luogo idoneo? Sì, c'è stata la disponibilità da parte appunto del privato che ha protocollato appunto una lettera in cui manifestava appunto varie ipotesi di acquisto piuttosto che di gestione. La giunta ha attivato una discussione innanzitutto in maggioranza e vogliamo appunto attivare una discussione anche in città. Nel frattempo ha dato indirizzo all'ufficio e al dirigente dei lavori pubblici di effettuare una sorta di valutazione prima di tutto dello stato dei luoghi e poi una valutazione complessiva dell'immobile per avere tutta una serie di informazioni che possono aiutare appunto eventualmente nella scelta. È fondamentale per la nostra città, dopo aver consegnato una piccola struttura che è il piccolo teatro comunale appunto già a disposizione delle compagnie, andare a individuare una medio-grande struttura che possa essere un piano B per le manifestazioni estive in caso di pioggia, piuttosto che una location per grandi eventi da poter svolgere nei periodi invernali. E quindi è sempre in primo piano l'impegno dell'amministrazione, continuerà a esserlo fino alla fine e anche nel prosieguo del nostro programma elettorale, per andare a individuare degli spazi da mettere a disposizione appunto del tessuto culturale della nostra città. In questo momento fondamentale è presidiare e tenere sotto controllo appunto le misure del PNRR che stanno uscendo ora. Naturalmente noi siamo pronti, il nostro piano triennale ci consente di partecipare ai bandi in maniera veloce e celere, abbiamo già finanziato opere importanti e ci arriva già, insomma, la disponibilità da parte della Regione per poter attingere e partecipare a bandi che riguardano appunto ristrutturazioni piuttosto che acquisto di teatri. Quindi stiamo monitorando la situazione e confidiamo, insomma, di riuscire a poter dare degli indirizzi a breve.